L'aeroporto non si tocca, 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 l'aeroporto non si tocca. L'aeroporto è un diritto che ci tocca, perché l'aeroporto significa progressione, significa veramente ecco, far progredire un territorio. Oggi qua non sono come dirigente sindacale, io sono come cittadino. Bravo! Non so che questo sia un bene comune e questo bene comune va difeso. Non ci sono su questo territorio pertese né di serie A e né di serie B. Noi dobbiamo in questo momento essere tutti uniti. Un appello che faccio anche ai cittadini crotonesi, perché poi siamo sempre bravi solo a lamentarci, però poi quando c'è da manifestare, quando c'è da rivendicare quelle che sono queste cose, probabilmente siamo sempre troppo pochi. Quindi io in questo momento noi non dobbiamo guardare né colori politici e null'altro. Chi ci rappresenta a livello politico deve avere il coraggio di essere al nostro piano e di dire le cose come stanno. Siamo deboli come territorio, perché oggi a questa bellissima iniziativa dove si tiene alta l'attenzione su un problema così importante, manca chi dovrebbe stare a capo, il sindaco della città. Bravo. Abbiamo questo ci rende sicuramente più fragili e deboli davanti alle nostre richieste, ma a quanto pare non ci ferma. Prepariamoci ad andare sotto il Ministero dei Trasporti a Roma, perché forse l'unica forza attiva sono quelli che sono qui oggi. C'è il commercio, c'è la società civile, c'è una parte ridicola e piccolissima ancora della politica. E questo è il problema. Non abbiamo chi ci rappresenta e chi ci guida. Vorrei semplicemente che questo esperimento continuasse, perché Crotone sta per essere defraudata un po' da tutto. Io inviterei tutti questi cittadini, quelli attivi, a stare insieme perché comprendiamo che solo così probabilmente riusciamo a scuotere gli animi e le sensibilità di tutti quelli che ci governano. E facciamolo capire anche in maniera forte a chi ci governa, che siamo molto attenti a capire che cosa faranno, perché le prossime elezioni non ci vedranno più come caproni fare le stesse cose che abbiamo fatto fino ad oggi. No, questa è una città che ha intenzione anche di rivoluzionare se stessa e a cominciare a partire da questi movimenti spontanei che fanno giuste e sacrosante rivendicazioni. Noi alla Lamezia non ci arriviamo! Oh! Perdonatemi se rubo giusto due secondi per gridare la rabbia di un singolo cittadino, e anche forse umile e banale, che gira tutti i giorni la Calabria per fortuna per lavoro e è stufo di sentirsi dire i crotonesi non servite a niente, perché stiamo diventando gli zimbelli, perdonatemi il termine, di tutta la Calabria. A dove sono tutti quei cittadini che qua sono chiusi dietro le finestre, che quando c'erano da fare i biglietti per un evento sportivo e nulla togliere a questo evento sportivo importante, alle 4 di mattina andavano a fare 5, 6, 7 ore di fila per andare a vedere un evento sportivo. Ok, l'importanza dello sport, però ricordiamoci che senza infrastrutture non si cresce, uno, e due, soprattutto non si cresce se non si graffiano i muri per ottenere in questa terra maledetta quello che bisogna ottenere. Non ci sono ferrovie, non ci sono strade, non abbiamo niente, le fabbriche chiudono, tutti chiudono, abbiamo solo questa infrastruttura che anche con una rivoluzione dobbiamo difendere. Grazie.